गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आई कम बैक विद अनदर शॉर्ट वीडियो। अगर आप अपने चैनल पर नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो डू सब्सक्राइब और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द वीडियो। तो पता है कि ग्रैंडियोस जो एम एस सी का शिप है वो सेलिंग स्टार्ट कर दिया है और हम लोग ने देखा था कि कैसा सिचुएशन था वो टाइम पे। और अभी आई रिसीव सम मोर वीडियोस उसके शिप के, तो उसके ऊपर कैसा चल रहा है, उसका सेलिंग कैसा हुआ, फिर बार सर्विस कैसा चल रहा है, पूल पर क्या चल रहा है, आई नाइन्टी फाइव जो प्रोमनाड डेक होता है वहाँ पर क्या चल रहा है। सो यू विल सी एवरीथिंग ऑन दैट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। और लैंग्वेज उसमें इटालियन है, सो मे बी यू नो डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी गेस कर लेना क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चल इट्स वॉच द वीडियो। Questo è il Caico Restaurant, la tavola teppanyaki, e adiacente c'è il sushi bar che si chiama Caico e non è ancora attivo come vedete, mentre la tavola teppanyaki sì, c'è già al servizio, stasera ci sono delle persone. Più affollato questa sera è il Butcher's Cut, che sarebbe la steakhouse. Ricordo che per i soci Diamond una serata in uno dei ristoranti tematici è gratuita. Noi amici ci siamo venuti ieri sera. Vediamo un attimo il teatro di questa sera. Di fronte c'è lo champagne bar, che in più ha questi due banconi col ghiaccio vero. Guardate, molto belli questi sgabelli, guarda, cioè se li provate a cercare costano l'ira di Dio. Sono arredi tutti molto molto preziosi, quelli delle ultime navi MSC. La mia amica Yvonne che partirà qua al 30, che adora sinagoga, se lo troverà qui. Sulla scala, oppure alcuni che sono seduti a bere al tavolino. Allora, sono all'interno del buffet, mi hanno appena preso la temperatura, tutto ok, hanno vidimato la carta per testimoniare che io ho effettuato questo passaggio oggi,
in giornata di navigazione. Qui servono dog, patatine, pollo fritto, ci sono degli antipasti, come vedete davanti ci sono i plexiglass, quindi noi non possiamo accedere ai piatti, ma i piatti vengono passati dai cuochi e dai camerieri da dietro il bancone. Passiamo all'altro banco del buffet, qui ci sono le due paste del giorno spadellate, insalata, cercando di dimostrarvi il più possibile. Naturalmente sono al di fuori della transenna, guardate, purè, carne, pesce, arrosti sempre serviti. Poi la novità sono i vassoi, nei quali vengono sistemati i piattini, perché non c'è più un unico piatto, quello ovale, nel quale inserire tutte le portate ammucchiate una con l'altra, come facevamo prima, per fare meno volte la coda. Ma è bellissimo perché ci sono tanti piccoli piatti distinti per ogni preparazione. Qui abbiamo il pollo alla griglia, le patatine, le melanzane, la torta di carne macinata. Respira questa qua, magari me ne prendo un pezzetto. E non mancano i soliti dolci che troviamo al fondo del buffet, come sempre. Per cui chi si è messo in testa che il buffet non esiste, sbaglia. C'è il buffet, c'è sempre. Erano i primi due giorni che hanno servito al ristorante perché si dovevano attrezzare. E mi chiederete perché si dovevano attrezzare? La nave era partita, i crew erano a bordo da molto tempo, come mai non erano pronti? È semplice. Ogni attività e ogni servizio che il prodotto MSC Crociere ha sempre fornito. Ecco qua, un'altra occhiata sui tavoli. Allora, i tavoli, questo per esempio è libero, ci si potrebbe sedere. Ci sono altri tavolini come questo che è al centro tra questi due, che è interdetto. Oppure nello stesso tavolino con quattro posti, i posti alternati, quindi questi due sì e questi due no. Mi trovo al ponte 15, questo è lo spazio della piscina coperta, una piscina grande, le navi IMSC hanno sempre le piscine molto grandi. Questa zona della nave è quello del safari, quindi baobab, leoni, ghepardi, due grandissime vasche idro e la piscina. C'è molto caldo qui dentro. Il ponte 16. Al ponte 15 c'è anche adiacente la piscina esterna centrale. Ora ve la mostro, c'è molta più gente, ci sono persone che sono imbarcate oggi, che si sono subito buttate a bagno a godersi questa bar. Vengono già distanziati fra coppie di lettini. Adesso voglio accedere al buffet. Sapete che qua dal ponte 15 si accede al buffet, che è sempre funzionante fino all'una e mezza di notte con le pizze.
La voce la sentite così perché ho la mascherina. Voli con gli sgabelloni alti in testa, perché quando c'è il flusso delle persone che passa qui adiacente e il tavolo è ad altezza della persona, quasi della testa della persona, possono risultare contaminati, quindi non vengono utilizzati. Questa è la pizzeria, vedete il signore al vassoio, prende il suo piatto. Pizzeria sempre aperta. Non solo pizza, ma anche un antipastino, i panini. Adesso stiamo dando un filo di speranza a tutti i lavoratori delle altre navi che sono fermi, molti senza stipendio da mesi. Qui abbiamo ad esempio Costa Diadema, che ripartirà il 19 di inverno, sì, perché ci sono delle zone d'ombra nel quale il mio wifi, altro che wifi, i miei dati non prendono. Guardate che pace che c'è qua. Altre navi sono fuori alla fonda, come la Norwegian e quella nave lì che non so se sia Costa Deliziosa, non lo so. Dal fumaiolo sembra una costa. Adesso vado al mini club a prendere il programma del giorno per chi me lo ha chiesto, in maniera da avere tutte le informazioni. Stiamo vivendo una situazione epocale. Sono le navi ferme in tutto il mondo. Man mano che passeranno i giorni ci sarà sempre più gente. La palestra è aperta. Al momento vedi la situazione delle persone, sono poche, non esiste prenotazione. Quando saranno tante probabilmente ci sarà. I bar sono tutti funzionanti. Anche qui vedete a poppa, oltre alla piscina, sui due lati ci sono grandi vasche idro. L'altra è qui dietro. Ci sono diversi bambini a bordo, l'ho già notato ieri. Tanti clienti anche francesi, probabilmente vengono da Marsiglia. Ecco la piscina. È la piscina! E bimbi, basta vedere. Oh! Il vento ha fatto crollare questo. Tiriamo su la corrente nell'aprire la porta. Grazie. Buongiorno, potrei avere un programma del mini? Ah, li mandate in cabina, quindi non c'è. Comunque il programma è molto simile a quello di sempre? Per i bambini?
Allora, sì, praticamente siamo aperti quasi tutti i giorni dalle 9 alle 23. Magari se non ricopriamo, se non siamo aperti interrottamente, comunque ci fermiamo un'ora e mezza, ci fermiamo giusto per cambiare un po'. E niente, l'iscrizione. E poi ogni volta che volete li potete portare. Ovviamente adesso l'unica cosa è che abbiamo un limite di bambini, quindi arrivato a un certo punto è possibile che in una giornata più piena vi diciamo che non è. Ma si prenota oppure si deve presentare? Ovviamente se avete l'escursione. Se avete l'escursione, appena ricevete il biglietto ci chiamate, così noi ci segniamo sia il nome dei bambini sia il codice dell'escursione. Bene, per avere il posto qui per i bimbi dei genitori che sono in escursione. Va bene. Va bene. Grazie, arrivederci, buongiorno. Ecco, non c'era il giornalino, la signorina gentilmente ci ha spiegato come funziona al momento il mini club. Questo è lo Sportplex, adesso vi faccio ancora vedere questi realizzati tutti di Lego che sono pazzeschi, sembrano veramente, sì sì, sono proprio pezzettini. Qui c'è la saletta solitamente dedicata ai bimbi un pochino più grandi per giocare proprio con i Lego. E questo è il campo, guardate che grande questo Sportplex. Non è solo un campo sportivo, a volte si fanno feste, balli, quindi in uno spazio così grande non potrà mancare la musica da discoteca per tutti coloro che saliranno a bordo. Il mio salone preferito invece dei preventivi per le prossime settimane di crociera. C'è anche una promo su alcune partenze, se mi interpellate ve la mostrerò. Se toccandolo un materiale lo sentite invece caldo, è plastica, resina plastica che simula il disegno di un marmo. Tutto questo fa la differenza nei dettagli nella costruzione di una nave. Sai, sono meno nitidi perché c'è meno connessione. All'esterno prende di più. Spero che si siano visti lo stesso. Ciao, salutone. Adesso combinazione fanno la pausa i musicisti e sono collegata nel momento sbagliato. Adesso guardo per un'escursione a Napoli per domani. आपने देखा कि शिप कितना एम्प्टी है, कितना खाली है. जितना एक्सपेक्टेड था कि 60% उतना भी नहीं लग रहा है एक्चुअली. इट इज थोड़ा सा और कम ही लग रहा है. लेकिन आपने देखा कि बुफे पर कैसा है, फिर पूल पर कैसा है, कितने कम गेस्ट हैं, और फिर जो प्रोमोनाड डेक होता है जो जहाँ पर शॉप्स रहते हैं वो कितना एम्प्टी चल रहा है. थोड़ा सा सैड है लेकिन हैप्पीनेस ये भी है कि एटलीस्ट एट द एंड चालू हो गया है. तो होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो और आगे कुछ आ रहा है सो आई विल कीप यू पोस्टेड. ठीक है, तब तक के लिए बाय.